Il Partito Democratico va all'attacco della riprogrammazione dei fondi del Masterplan destinati a numerose opere messe in cantiere nella passata giunta a guida d'Alfonso e operata con delibera di giunta dall'amministrazione di centrodestra guidata da Marco Marsiglio. Si va dal porto di Ortona, a cui è stato tagliato il 93% di quanto previsto in origine, circa 37 milioni, agli interventi di valorizzazione dell'ex manicomio di Teramo, a cui sono stati tagliati quasi 28 milioni. Riprogrammati anche i fondi per l'intervento sulla Maielletta e nella Piana del Fucino. Secondo il capogruppo Dem in Regione, Silvio Paolucci, si tratta di vere e proprie cancellazioni. Sono stati cancellati, scrivono temporaneamente, ma sostanzialmente a data da destinarsi, 271 milioni di euro. Il tutto perché questa giunta così lenta non è riuscita ad andare avanti su risorse che c'erano. Voglio ricordare che nella scorsa legislatura avevano detto che erano soldi inesistenti, un libro dei sogni, e oggi utilizzano quei soldi per fare cassa e destinarla altrove. Nella scorsa seduta del Consiglio regionale poi c'è stato un passo indietro sulla norma che modificava la legge urbanistica che, come spiega sempre Paolucci, non teneva conto delle osservazioni di associazioni ed ordini professionali. Abbiamo ottenuto il rinvio perché doveva ottenersi un rinvio. Troppe le associazioni che senza conoscere questo argomento non sono state audite in commissione. Troppi gli ordini e le persone addette al settore che non sono stati auditi. Tanti comuni che ci hanno sollecitato a poter partecipare e condividere una norma che cambia il volto di un territorio. Bocciato infine il sostegno economico ai comuni interessati dal passaggio del Giro d'Italia. Ma sì, fanno un emendamento per dire 400 milioni di euro per eventi sportivi a destinazione turistica. Io penso che tra i più importanti, forse il più importante, è proprio il Giro d'Italia. Una due giorni con 200 paesi collegati e diversi comuni toccati insieme a tantissime altre aree della nostra regione. Il Giro d'Italia è tornato in Abruzzo con l'assessorato allo sport che guidavo nella scorsa legislatura, ha fatto tappa ogni anno, è la prima volta che viene bocciato un emendamento, peraltro su un capitolo che hanno istituito a quel fine per finanziare, per dare un contributo ai comuni.